A parlare un pochino della storia, partiamo dal finale, giusto così? Eh, lui in carcere ha sempre detto: Allora, la mia missione è solo iniziata, voi adesso aspettate un attimo, che io da qua scappo e non mi prendete mai più. Perché il mio obiettivo della vita è uccidere 360 persone. Poi chi lo sa, magari poi si fermava veramente dopo 360 Però dubito, eh Sì, questa è una delle foto, diciamo, mi migliori Però è comunque molto inquietante come personaggio Purtroppo non ho trovato disponibili le sue interviste Cioè più che interviste, eh, i suoi interrogatori E li ho visti in un documentario Ne ho visti dei pezzi in un documentario Ma purtroppo non, eh, non sono disponibili così da farvi vedere Quindi non vi posso far vedere questa bellezza in movimento Perché 360? Non lo sappiamo non lo sappiamo, lui quello era il suo obiettivo, lui voleva arrivare a ucciderne 360, non sappiamo bene perché, ma eh, comunque sappiate che eh, cioè, tornerà, nel senso, lui ha detto che comunque in ogni caso tornerà, quindi tornerà, perfetto, lo aspettiamo, comunque alla fine, eh, vabbè, non vi faccio spoiler. Bene, allora, lui è stato anche uno dei più prolifici a livello di velocità, poiché è riuscito a uccidere 40 persone in tre mesi. È tantissimo. E eh, anche per questo lo chiamavano Terminator. Lui aveva come modo superandi classico quello di entrare dentro le case durante la notte, che è la cosa che mi terrorizza più al mondo. Infatti, a me sta cosa mi fa una paura. Eh, entrava dentro le case di notte, oppure non ci entrava nemmeno se non riusciva a entrare, sparava direttamente da fuori dalla finestra, colpendo le persone all'interno. E eh, faceva fuori tutti. Tutti, i genitori, i bambini, no, tutti, tutti quelli che c'erano. Considerato che a quell'epoca in Ucraina era molto... era duopo che le famiglie vivessero, come dire, tutti i parenti insieme, quindi vivevano anche in nuclei familiari di 8-10 persone, lui quando entrava dentro una casa faceva una mattanza infinita. Magari non voleva uccidere una al giorno per tutti i giorni dell'anno. Eh, ma avrebbe detto 365 a quel punto. Non so, 360. Non lo so perché avesse come obiettivo il 360. No, non vi chiudete in queste cose, dai. Dai, va bene. Comunque, eh, diciamo che il panico seminato da Terminator si dipana per lo più durante gli anni 95-96, anche se lui inizia a uccidere già nell'89, ma eh, nell'89 farà 12 vittime, solo 12 vittime. Mentre eh, tra il 95 e il 96, in quei tre mesi, dalla da fine dell'anno del 95-inizio del 96, ne fa fuori ben 40. quindi... Pam. no non ci chinava i polli non i polli questa volta i polli sono al, uh, al sicuro comunque eh, vi dico solo che da che eh, il governo ucraino non voleva ammettere l'esistenza di un serial killer all'interno del suo territorio proprio perché era un'invenzione americana non esistono i serial killer eh, da un momento all'altro quando poi i giornalisti hanno cominciato a rendersi conto che c'erano tutti i sintomi per parlare di serial killer hanno cominciato a chiamarlo Terminator la stampa, i media e tutto il resto. Anche le forze dell'ordine hanno dovuto arrendersi. E la città di Kiev, diciamo in particolare la provincia, era nel panico. Ci avevano chiuso le scuole, avevano riempito di polizia dappertutto. Cioè, sembrava, eh, diceva una donna intervistata che era presente all'epoca, diceva che sembrava di stare proprio in guerra eh, ed erano tutti quanti terrorizzati che questo personaggio potesse entrare nelle loro case quando ovviamente ancora non si sapeva chi fosse. Comunque, siamo di fronte a una psicologia piuttosto interessante perché eh, il nostro An Anatoly è stato un bambino, come immaginerete, molto traumatizzato, molto maltrattato e che ha vissuto un'infanzia un caratterizzata da abbandoni e rifiuti in continuazione. Per cui, il suo più grande desiderio, che svilupperà nella sua vita, è quello di essere speciale. E di diventare importante. Non solo per qualcuno, per tutti. Quindi è andato in contrapposizione rispetto a quello che ha dovuto subire. Gli omicidi che lui fece nell'89 non vennero mai eh, scoperti, tant'è che li ammetterà, li ammetterà lui una volta arrestato perché non avevano mai collegato, proprio perché c'è stata la caduta eh, del, dell'URSS e eh, l'Ucraina è diventata indipendente, ha avuto un governo suo. Quindi chiaramente tutte le indagini che faceva ehm, prima mh, erano, come dire... Messe da parte, per cui vabbè rifacciamo tutto da capo. Poi avevano avuto diversi casini in quel periodo. Qui lo vedete abbastanza espressivo, ma vi assicuro che comunque lui è abbastanza freddo, è abbastanza, come dire, apatico anche quando parla degli omicidi, cioè ne parla come, boh, parlerebbe della ricetta di cucina, quindi non, non è così espressivo come lo vedete in questa foto. Qui è un momento, diciamo, particolare, però lui è abbastanza... Non sente niente, zero umanità, ecco, come diceva qualcuno prima, zero umanità. 360 gradi l'angolo giro, magari simbolicamente chiudere un cerchio. Oh, ma vi siete chiusi con sta cosa, eh? È incredibile come vi si fissate su certi dettagli incredibili. Cominciamo a parlare un attimo dell'infanzia di Anatoly. Allora, Anatoly nasce a Lasky, che è un paese, è una città nel nord dell'Ucraina il 25 luglio del 1959 e a, al tempo ovviamente come avete detto prima fino al 91 eh, Ucraina era sotto il dominio sovietico quindi ovviamente il, il governo era quello lui è il secondo di due figli quindi è il figlio minore ha un fratello più grande e purtroppo il primo trauma ce l'avrà a quattro anni. Diciamo che è un bambino che nasce abbastanza sano, è tutto a posto fino a che non ha quattro anni e gli arriva la prima sdengata dietro la coppa, così papà pa, pam! Perché muore la sua mamma. Muore sua mamma, che era purtroppo l'unico genitore che eh, si potesse definire tale all'interno della sua famiglia, proprio perché il padre. Invece era un alcolizzato violento che abusa dei due figli, abusa ovviamente non in senso sessuale ma in senso di violenze fisiche. E tanto perché non ci facciamo mancare niente, quando Anatolia ha 7 anni si prende l'altro trauma dietro la coppa, fortissimo. Bam, bam, così facciamo la combo. Eh, oltre a dover stare quindi con questo padre che lo picchia e tutto il resto, a un certo punto il padre e il fratello cominciano a minacciarlo, il fratello maggiore, fanno squadra contro di lui, cioè lui praticamente è una specie di reietto in casa sua perché c'è questo rapporto stretto tra il padre. Anche se lo picchiava, però va bene. C'è questo rapporto stretto tra il padre e il fratello maggiore che tendono sempre a sminuire lui. Fino a che non cominciano a minacciarlo di mandarlo in orfanotrofio. E poi, quando compirà sette anni, glielo mandano davvero. Cioè, in realtà lo manda il padre, lo manda in orfanotrofio. E eh, ogni tanto io vi riporterò delle frasi eh, dette da Anatoli stesso durante gli interrogatori, in modo tale che eh, viviamo anche le situazioni attraverso le sue parole. Intanto vi faccio una cheat così vi metto in mezzo una cheat. Infatti, Anatoly dirà in uno degli interrogatori dice: Non sono arrabbiato con loro, ma il ricordo delle loro voci mi terrorizza ancora oggi. Famiglia di merda, assolutamente. Salutava sempre questo no sì. In realtà sì, perché quando è diventato un uomo adulto. In realtà lui era perfettamente integrato nella società. Anche se faceva parte degli, dei poveracci. Perché era una persona veramente poco ambiente. Piuttosto silenzioso, timido. Però comunque si era integrato. E nessuno avrebbe mai pensato che in realtà di notte lui fosse Terminator. E quindi anche questo è sicuramente interessante. Immagino che meraviglia sia stato l'orfanotrofio. Ecco, peraltro possiamo immaginare un orfanotrofio degli anni 60 in Ucraina, quando era sotto dominio sovietico, quindi... Comunque, ehm, glielo manda il padre anche perché si ritrova in gravi ristrettezze economiche, quindi nel momento in cui deve scegliere quale figlio mandare in orfanotrofio, gli manda ovviamente il minore, eh, Anatoli. Anatoli, questa scelta, cioè di mettere in orfanotrofio lui... Cioè, il padre che lo rifiuta, lo abbandona in orfanotrofio e sta con il fratello maggiore. Cioè, è una cosa terribile da gestire per un bambino così piccolo. Proprio perché poi il padre non lo andrà mai a trovare, mai. Per tutto, cioè, lui è stato in orfanotrofio per sette anni, si è stato fino ai 14 anni. E suo padre non l'ha mai visitato, mai neanche una volta. Cioè, e questo vuole, a, a, come dire, ha confermato ulteriormente ad Anatoly il fatto che suo padre l'avesse completamente rifiutato e gli avesse detto, cioè, come dire, tu per me non conti un cazzo. E voi sapete che un bambino che si vede la madre morire quando ha 4 anni, il padre che gli dice palesemente, gli fa capire che non gliene frega un cazzo, cioè è una persona che rimane totalmente sola senza nessun punto di riferimento. E quindi immaginatevi sto bambino in questo orfanotrofobo. Tra l'altro si trova a Malin. Una cosa positiva c'è stata, diciamo, in questa esperienza dell'orfanotrofio. Ovvero, nonostante la rigidità delle regole dell'orfanotrofio, Anatoli si riesce a integrare piuttosto bene. Perché era comunque un bambino molto obbediente, rispettava le regole, non ha mai dato dei problemi durante l'infanzia. Nonostante tutti questi traumi, quindi dici, wow, oh mio dio, un bambino che, cavolo, ce la fa, no? Ce la fa, riesce, stava andando tutto bene fino a un certo punto della sua vita. Stava andando tutto bene, però a un certo punto succederà il patatrack, ovvero lui, quando ha 14 anni, eh, siccome era proprio stato un bravo bambino e anche un bravo ragazzino, è stato accettato dalla scuola forestale, la scuola forestale di Malin, sempre dove era l'orfanotrofio. E lui, tra l'altro, sviluppa una grande attitudine per lo sport, e questa cosa è strana e infatti ho detto come per lo sport considerato che era un tipo che quando diventerà anche in età adulta molto eh, come dire eh, molto mm, mm, mm viscidino, non, non, non proprio uno sportivo, non so come dire quindi questa sua attitudine per lo sport stava andando tutto per un verso che non era poi quello che è stato dopo è entrato in una scuola forestale con un grande, wow eh, che bravo questo ragazzo il problema è che dopo qualche mese comincia a sviluppare comportamenti antisociali e sviluppa una vera e propria personalità un disturbo di personalità antisociale comincia a bere comincia presto a 14 anni, ruba Ruba, comincia a rubare e ha dei comportamenti aggressivi e distruttivi. Per cui a una certa la scuola gli dice anche: Vai. Ovviamente in tutto questo voi pensate che magari il padre si sia preso una responsabilità, si è intervenuto in qualche modo. No, ma va là ma che se ne frega! Il mio figlio ha 14 anni beve, fa, fa cose orribili ed è aggressivo e distruttivo. Ma vabbè, cioè tanto, no, l'abbiamo abbandonato e dimenticato. E infatti, eh, lui nel 1976, quando aveva 17 anni, lui si arruolerà nell'esercito e dite: oh, oh, quindi si arruola L'esercito e diventa fortissimo con le armi, tutto il resto. Infatti, lui aveva questa passione per le armi da fuoco e un po' si iscrive anche per questo. Però, insomma, quando arriva in caserma ci sono tutti i suoi compagni che lo prendono per il culo da mattina alla sera e gli fanno proprio del vero e proprio bullismo, che è una cosa che non abbiamo non è la prima volta che vediamo. Essenzialmente gli dicono che è uno smidollato, un pusillanime, gli dicono che è un deboluccio e che era stupido e che non sapeva fare le cose e quindi lo picchiano, ovviamente, poveraccio. E quindi vedete che questo povero uomo per tutta la sua esistenza è stato bistrattato dalle persone dalle quali lui magari desiderava invece avere approvato. E quindi eh, Capito Lui si sente sempre E pusillanime Esatto Si sente un pusillanime Si sente sempre uno scarto Un rifiuto Si sente una persona co Costantemente Non all'altezza Non in grado E eh, quindi Lascia anche i militari Perché chiaramente Non riesce a sopportare Questo clima Dove tra l'altro Tutti quanti lo trattano di merda E fallisce in continuazione Tutti i compiti Quindi si congeda e trova lavoro su una nave da crociera, al porto di Odessa. Lui quando è sulla nave da crociera diventa un latin lover. E la sua passione è corteggiare le donne. Lui adesso sulla nave da crociera faceva il marinaio. Quindi faceva il marinaio sexy. E andava a... Così, voleva pisellare un po' tutte le donne lì. Solo che lui aveva un metodo di corteggiamento... Molto, come dire, molto costoso. Cioè, lui, la sua tecnica per conquistare le donne era farle, far loro dei regali costosissimi. E il problema è che lui non guadagnava abbastanza per poter pagare questi regali costosi alle donnine che voleva pisellare, no? E quindi dice, ah, non ho i soldi. Allora aspetta che, tanto io una cosa la so fare bene, rubare. Quindi, eh, come dire, per arrotondare, rubava. Soldi e preziosi dalle cabine degli ospiti delle crociere e quindi non l'hanno mai beccato comunque, quindi era un ladro bravo, effettivamente lui ha fatto un sacco di furti nella sua vita e non si è mai fatto beccare per furto, cioè noi abbiamo visto per esempio anche Charles Manson, sto genio, sto genio Charles Manson, poi lo beccavano sempre per quando faceva i furti e le truffe, lui no, lui non lo beccavano quindi forse c'aveva un talento nella vita, qualcosa lo sapeva fare bene, rubare, per esempio, rubare, anche poi uccidere la gente, diciamo, si è cavata abbastanza bene anche lì. Comunque, eh, lui sulla nave si innamora, sulla, era del mestiere, esatto, era uno del mestiere, eh, poi lo diventa, dopo 52 vittime direi che <ride> diventi proprio uno del mestiere. Beh, eh, da buon marinaio si innamora di una cameriera sulla crociera, quindi immaginatevi questa storia d'amore incredibile, un amore passionale, un trasporto, non so quante cose gli abbia regalato, rubata questa cameriera, vabbè. Comunque si mettono insieme dopo tre anni lei rimane incinta. Pensate quanto poteva essere importante questa donna per lui, considerato che non ci ha nemmeno detto come si chiama. Quindi perfetto, eh, <ride> ma mm, con lei avrà un bambino. Avrà questo bambino, e una volta che nasce suo figlio, lui lascia il lavoro da marinaio sulla nave a fare il pisellodromo là e decide di ritirarsi e stare con la sua famiglia. Però è insomma. La vita da padre, da marito, eh, gli sta stretta lui, eh, lui vuole le emozioni, lui vuole... vuole cioè, ti ricordi Anatolli quando rubavi sulle navi? Eh, me lo ricordo. Ti ricordi Anatolli quando davvi fuoco i cassonetti? Eh, quella era vita, mica avere un figlio e una famiglia. Quindi a un certo punto, è anche un pisellamine, esatto. Quindi a un certo punto lui prende sulla macchina... E se ne va, gosta la sua famiglia per sempre. Cioè, lui sparisce da un giorno all'altro senza dire niente, li gosta e non lo rivedranno mai più. Notevole. Complimenti. Beh, vuoi cambiare vita? Gosta la vita. No, allora non fatelo a casa, eh. Mi raccomando, non prendete spunto, che penso sia. Vado a prendere il latte? Esatto. Vado a comprare le sigarette? Sì, sì. Lui già cioè, gli sta. Gli stava stretta questa vita perché lui ha un grande obiettivo che è quello di essere speciale. Lui non vuole vivere come l'uomo medio, non vuole vivere la vita che vivono tutti eh, facendo la casina con la famigliola, il figlio, eccetera. Non vuole finire chiuso nella gabbia della mediocrità. Non vuole essere un inutile uomo dimenticato da tutti, abbandonato da tutti, che non vale niente, come tutti quanti gli hanno sempre detto. Lui Vuole essere speciale e si sente destinato a qualcosa di grande. Il problema è che non sa cosa. E quindi abbiamo un Anatoli che parte in macchina lasciando la sua famiglia e parte alla ricerca di se stesso. E lui si chiede cosa devo essere? Io, io sono speciale, io devo fare cose grandi. Ma cosa? Cosa devo fare? Cosa so fare? So rubare? Bene, poi... Mmm, devo, devo diventare, allora se lo rubo devo diventare il più grande ladro speciale incredibile dell'universo? E quindi eh, deve trovare il suo, il suo destino, cioè è proprio come Dragon Ball. Bene, parte la sua ricerca per il suo vero io, scopre questa sua passione per il crimine, perché d'altra parte quando era in famiglia lì, quei pensieri erano bruciare i cassonetti e andare a rubare perché gli mancava tantissimo. E quindi ci ritroviamo negli anni Ottanta in, eh, in Ucraina, cioè allora era ancora Urs quindi anni 80 ehm, in, quei, in quel periodo c'era un bordello incredibile per cui eh, lui faceva dei piccoli crimini, faceva dei piccoli furti, piccoli grandi furti rubava eh, gioielli preziosi, rubava soldi, faceva truffe, rubava macchine però non l'hanno mai beccato e quindi eh, o è stato bravo lui o c'era anche tanta confusione come dire per cui questa qui degli anni 80 è stata una fase diciamo preparatoria più che una fase preparatoria secondo me Vuoi essere come Billy Ballo? Auguri! Um, secondo me era una sorta di escalation, ovvero non è che lui rubava per prepararsi a compiere degli omicidi, come dicevano anche certe fonti. Secondo me lui inizia rubando perché è la cosa che lo fa sentire superiore agli altri. Cioè, eh, io non valgo un cazzo per dimostrarti che sono più intelligente, più furbo, più abile di te, ti rubo. Quello che tu guadagni andando a lavorare Credendoti migliore di me Questa sostanzialmente penso che fosse un po' la sua logica E è arrivato Il suo primo omicidio Come un incidente, adesso capirete eh, È stato un incidente Quindi secondo me non era una fase preparatoria all'omicidio Cioè secondo me lui non ci pensava nemmeno Poi gli è capitato e ha detto, oh, questo qui è ancora più una figata di potere incredibile sulle persone rispetto al furto. Aspetta, che mi ci appassiono. <ride> Perché, bello. Cleptomane, no, cleptomane. Diciamo che non lavorava, quindi si manteneva così. Non mangiava i bambini, non li mangiava, li lasciava lì. Um, piccoli brividi, is for boys. Piccoli crimini, is for men. <ride> mi piace, mi piace. Rubava i ricchi per dare a se stesso. Non ai poveri, ma a se stesso. Eh, gli rodeva il culo, ma certo che gli rodeva il culo, anche perché lui è sempre stato trattato come uno scarto, per cui doveva in qualche modo rifarsi su questa società che lo ha sempre trattato come un inetto. Beh, eh, arriviamo al 1989. Questi nove anni lui li passa appunto compiendo piccoli crimini, piccoli brividi <ride> e, e furti. Per cui nell'89, se qualcuno di voi conosce la storia meglio di me, sicuramente quasi tutti la conoscete meglio di me, potete immaginare che l'Unione Sovietica era nel caos più totale. Ed è proprio nell'89 in cui lui compirà i suoi primi omicidi e diciamo che si è nascosto bene in mezzo al casino, perché considerata la confusione politica e storica che c'era in quel momento, non si badava mh, più di tanto a fare delle indagini. Accurate per cercare un, un assassino, soprattutto nel momento in cui si vedeva che eh, il movente era il furto. Perché tutti pensavano che il movente principale dei suoi omicidi fosse furto. Quindi pensano che siano tutte rapine finite male, che siano dovute all'indigenza dei cittadini che quindi arrivano addirittura a uccidere per poter rubare qualcosa. E non perdono troppo tempo nelle indagini. Così che lui è un serial killer, nessuno si accorge che è un serial killer e fa compie 12 omicidi. La così, bello libero. E che uccide, uh, ha capito che uccidere lo eccitava, sì, ma non è un sadico sessuale perché non c'è nessuna componente sessuale all'interno dei suoi omicidi. C'è una componente più uh, di rabbia, più vendicativa, più di odio verso la società. E poi vedremo in particolare che uh, la vittimologia delle appunto delle sue vittime è proprio quella di famiglie. Quindi a lui piace uh, uccidere le famiglie piace. Lui puntava alle famiglie e è la famiglia il suo grande punto debole. Proprio perché non ha avuto una ma mai il privilegio, la fortuna di avere una famiglia, cioè vi ricordo, sua mamma è morta quando aveva 4 anni, ha 7 anni è stato cacciato a pedate, messo in un orfanotrofio e dimenticato per sempre da suo padre e suo fratello maggiore e quindi capite che lui è bello incazzato con le famiglie e pensa dentro di sé che siano tutti Finte, che siano tutte false, e quindi in un certo modo lui va e le distrugge perché dice: Tanto sono già distrutte dall'interno, vado, e le distruggo io, gli faccio quasi un favore. Poi capiremo meglio. Uccidere il padre e la madre, secondo Freud, in maniera letterale. Ecco sì, esatto, esatto, un po' così, un po' così, bravo. Sbaglio, molti serial cominciano con i furti. Non sbagli, molti serial cominciano con i furti, in particolare coloro che hanno uh, un disturbo antisociale di personalità. Proprio perché uh, l'antisociale è colui che uh, non riesce a rispettare delle regole civili, delle regole sociali, e quindi a rispettare il prossimo. Per cui. Um, spesso e volentieri iniziano con atti criminosi di questo tipo diciamo che gli omicidi non hanno matrice sessuale poiché nessuno delle sue vittime ha ricevuto um, violenza sessuale però si dice che abbia anche compiuto uno stupro ne ho sentito forse anche più di uno però a quanto pare non erano gli omicidi vabbè quando uno è un criminale ci buttiamo anche dentro qualche stupro e via bene Fatto sta che eh, il primo omicidio, appunto come vi dicevo, avviene nell'89 e avviene per sbaglio, diciamo, tra virgolette, è stato un effetto collaterale di quello che stava facendo. Poiché lui si intrufola nell'appartamento della sua padrona di casa, aveva un appartamento in affitto, va a casa della padrona di casa per derubarla. Probabilmente per pagarle l'affitto. Solo che la donna è in casa, lui non pensava di trovarla in casa, la donna in casa lo sorprende, lo riconosce e quindi lui si vede fregato. A questo punto ha il panico e le spara. La uccide perché lui comunque entrava armato in caso di difesa ma non aveva mai ucciso nessuno. Quella volta, essendo che lei lo ha riconosciuto, si è visto diciamo alle strette e l'ha uccisa senza lasciare. Nessuna traccia, peraltro. Quindi indagheranno un pochino uh, su questo omicidio, ma non riescono ad arrivare a niente perché, appunto, lui non aveva lasciato traccia. Poi lo sappiamo: il DNA è una cosa che arriverà poi negli anni 2000. Per cui, qua ancora, non abbiamo modo di, di avere questo tipo di indagini. Beh, eh, sempre nell'89 Sergei, siccome si ha, ha ucciso, ha fatto il primo omicidio e quindi comincia a sentirsi un pochino più. <ride> decide di iscriversi in palestra perché dice: oh, adesso faccio gli omicidi, quindi voglio anche essere uno coi muscoli. Per cui Sergei, eh, scusate, Anatoli. Si iscrive uh, in questa palestra dove farà amicizia quasi subito con un altro che, mm, che frequenta la palestra, che si chiama Sergei Rogozin. E fanno molta amicizia stanno insieme. Non pensate a cose gay, che non è questo il caso. Fanno amicizia, amicizia in senso fratellanza. Eh, si allenano sempre insieme. Dopo l'allenamento vanno a bere insieme, giusto perché ti alleni solo per bere dopo, perché poi una cosa annulla l'altra. però benissimo. Insomma, chiacchierano, fanno amicizia, si raccontano la vita, eccetera, eccetera. A un certo punto cominciano a condividere il fatto che sono entrambi. Poco ambienti, se non poracci, sono proprio poveri, no? Per cui Anatoly gli dice: Oh, bibi, senti, fammi una cosa per risolvere il problema. Io non ci ho i soldi, te non c'hai i soldi. Andiamo a rubare insieme. Solo io e te, no? E, e quindi diventiamo criminali insieme, diventiamo migliori amici criminali. E, e Sergei gli dice sì, quindi fanno mignolino, mignolino, e diventano eh, una coppia partner in crime, diventano una coppia criminale e, e cominciano a rubare nelle case insieme. Quindi si intrufolano di notte all'interno delle case, derubano le famiglie, non uccidono nessuno. E, eh, e si portano a casa il bottino. E così partner in crime diventano sempre più amici tra di loro. Ma nel fedele alla pistola, o passa un'arma bianca? Allora, lui usa sia eh, la pistola userà il, il fucile e userà anche il coltello. Un po' di tutto, un po' di tutto. Bene, un giorno di fine 1989, siamo più o meno a novembre. Stavano erano andati a fare un viaggio in Russia, non so bene a far che cosa loro in macchina insieme e stavano tornando da questo viaggio. E improvvisamente Anatoly stava guidando la macchina eh, Sergei era al suo fianco. Improvvisamente, Anatoli si ferma accanto a un'altra macchina che eh, in quel momento era ferma e c'era dentro una famiglia. C'erano delle persone all'interno. Quindi eh, Anatolis terza, gli blocca la strada e prende fuori il fucile e salta fuori dalla macchina. Ora Sergei pensa che si tratti del solito furto, quindi solitamente loro minacciavano con le armi, no? le persone anche in macchina minacciavano con le armi, ci facevano dare i soldi e poi andavano, ovviamente eh, anche immagino camuffati per non essere riconosciuti. Fatto sta che invece questa volta le cose vanno un po' diversamente perché innanzitutto eh, Anatoly non avvisa Sergei che devono fare un assalto, quindi lui si ferma, inchioda, esce col fucile e non dice niente a quell'altro, rimane un attimo così. Poi Anatoly si avvicina al, al finestrino del guidatore, al lato del guidatore, gli intima di abbassare il finestrino e appena il marito, insomma ehm, l'uomo abbassa il finestrino, gli spara direttamente in faccia così col fucile. Pam! E poi spara direttamente in faccia anche alla moglie che è seduta al suo fianco. Sergei così. Non se l'aspettava sta cosa. Anche perché. Cioè, non era, una, non era necessario uccidere queste persone. Le ha uccise per ucciderle. Quindi Sergei rimane così. Praticamente è nato lì da fuoco alla macchina. Con i corpi dentro. E via. E poi Sergei. Hey. Comunque finalmente Anatoli ha dimostrato qualcosa a qualcuno. Cioè perché l'ha fatto davanti a Sergei e perché all'improvviso così? Perché lo voleva sorprendere, almeno secondo me, questa è una mia visione personale. Eh? Lo voleva sorprendere e il fatto che lui fosse rimasto occhio bocco l'ha fatto sentire figo Anatoli, no? Perché cazzo hai visto cosa sono capace di fare? Eh? Sono proprio uno sborone dopo una vita senza successi, dopo una vita ad essere guardato come un... Uno straccione, come uno scarto sociale. Guarda cosa so fare. Guarda. Eh, io sono. Beh. Ehm, ha trovato qualcosa in cui era bravo. Diciamo che ha trovato qualcosa in cui si sentiva speciale e finalmente aveva uno scopo nella vita. Beh, eh, Sergei ehm, non è proprio convintissimo di proseguire con questo andazzo degli omicidi, ma vi dico che con lo stesso modus operandi. In presenza di Sergei Verranno uccise nove persone in totale Sempre più o meno facendo assalti alle macchine E Sergei insomma diventa sempre un po' più Così Meno convinto E, e quindi a una certa Anatoli dice Senti tu se una zavorra, vai, vai per la tua strada che faccio prima da solo. Però, prima di mollarlo, e già qui mi sono stupita, ci doveva essere davvero un'amicizia profonda. Ci doveva essere affetto da parte di Anatoli nei confronti di Sergei, perché ehm, non lo uccide. Cioè a me sembra una cosa incredibile Davo per scontato che l'avrebbe ucciso Considerato che era un testimone Chiave che l'avrebbe fatto scoprire In 448 Ma cosa farà? Lo minaccia Anatoly lo minaccia e gli dice Guarda che se dici qualcosa Io ti sventro la famiglia E che dice ok E sta muto Come una sepoltura Per tutta la vita Tranne quando arriverà ovviamente in tribunale Cioè Top amico fedele dell'anno cioè, Quindi si vede che probabilmente Ah così, sì così Così, così E dice guarda ma se la famiglia non dire niente Dice ok e non dice niente Quindi a posto È stato coerente benissimo Bene Quindi adesso Anatoly dopo aver compiuto Questi diversi omicidi Insieme al suo amico È finalmente solo E può mh, Operare in solitudine e una notte si avvicina ad un'auto dove, tra l'altro, poveracci stavano dormendo un'intera famiglia. Una famiglia di cinque persone. C'erano cioè mamma, babbo e tre figli. Tra l'altro, bambini. E Anatoly inizialmente voleva solo derubarli, ma eh, insomma, si sono svegliati, lo hanno beccato e alla fine li uccide tutti a colpi di fucile. Tutti e cinque, anche i bambini. E dopo che furono tutti morti, lui a un certo punto è, come dire, stremato da questo omicidio che non voleva co commettere inizialmente. E quindi si siede in macchina insieme ai cadaveri. E starà per due ore in macchina insieme ai cadaveri. Fino a che eh, dice eh, tira una brutta aria qua. E quindi decide di sbarazzarsi di tutti. Ma adesso vi leggo come ha raccontato lui questo evento. Dice. I cadaveri sono brutti, puzzano e sprigionano cattive vibrazioni. Eh, le bad vibes dei cadaveri. Dopo aver ucciso la famiglia nella macchina, rimasi seduto là dentro con i loro corpi per due ore. Non sapevo cosa farne e l'odore era davvero insopportabile. Quindi ha deciso di trascinare i corpi nel fosso, di cospargerli di benzina e di dargli fuoco. Una cosa che lui amava in particolare era assistere agli ultimi momenti di quel, delle vittime e in particolare guardarli esalare il loro ultimo respiro, proprio perché, secondo me qua dentro c'è sempre quella matrice di importanza, cioè lui voleva essere l'ultimo. Protagonista della loro vita, quindi come è importante no, gli ultimi istanti della vita, sono sicuramente una cosa preziosissima. Lui la rubava, lui la, la, la voleva esserne protagonista, quindi capite anche lo stare lì. Ma infatti, odore sopportabile dopo due ore? Non lo so, probabilmente era odore di sangue più che di cadavere, perché dopo due ore. Vabbè, comunque, lui racconta questa cosa in questo modo. Beh, dopo questo quintuplo omicidio, lui si sente un po' cacca, non, non, sta, non sta molto bene. Infatti, dirà: Quando iniziai, ebbi l'impulso di suicidarmi. Sapevo che avevo una missione da compiere, ma il mio impegno mi pesava. Col tempo, capì che non dovevo farlo. La mia era una vocazione, dovevo portare a termine il compito che mi avevano assegnato, decisi di continuare il mio dovere, il suo dovere è di ammazzare le persone, cioè lui sentiva di avere una missione, ma non è un delirio mistico, cioè non è che lui pensa di essere un salvatore di anime mandato da Dio o da chi altri per fare queste cose, lui era animato per lo più da senso di vendetta. Quindi sì, si sente di avere questa missione. Un po' per essere quello speciale che fa cose incredibili e un po' anche per vendetta. Comunque, dopo questo omicidio delle cinque persone nell'auto, sente le voci. Diciamo che l'ha detto in tribunale per, per pararsi il culo, ma no, non sente le voci, non sente le voci. Dopo aver ucciso queste cinque persone nell'auto, vi dicevo, lui si prende una pausa. Dice: Cioè, adesso io sono stanco, vado in vacanza. E quindi va in vacanza sei anni. In cui non compie più omicidi, va sei anni in, in Europa, viaggia un po' tutta l'Europa, si ferma in particolare in Germania e in Austria, dove eh, troverà dei lavoretti, ma ovviamente ruba, perché lui eh, di lavorare, sì, va bene, ma non gli bastano gli stipendi, probabilmente perché doveva corteggiare delle del pisolare, delle donne, e quindi intanto ruba. Ha sempre rubato, nella tutta la sua vita, ma non l'hanno mai beccato, mai. Se fosse stata, come dire una pulsione irrefrenabile cioè una dipendenza è difficile che uno si ferma per così tanto tempo per questo mi viene anche da pensare che eh, lui non uccidesse per il bisogno di uccidere cioè lui non uccide perché gli piace uccidere lui, gli piace per, cioè, lui uccide perché vuole sentirsi importante perché vuole sentirsi forte superiore alla società e infatti poi vedremo che nel 95, lui dopo questo soggiorno in Europa, torna in Ucraina nel 95 e torna con un'aspettativa incredibile perché dice... Cazzo, ho ucciso un sacco di gente eh, nell'89, adesso saranno impastiti a cercare questo serial killer, lo staranno cercando dappertutto e io sarò diventato leggenda ormai, visto che non mi hanno trovato, tornerò lì e sentirò i racconti no, di questo assassino che ha ucciso a sangue freddo tutte queste persone e io sarò consapevole di essere stato io e mi riempirò l'ego di essere una leggenda. 嘎多。 peccato che in Ucraina tra l'89 e il 95 erano successi un po' tanti altri casini eh, piuttosto che badare a Terminator eh, quindi tra l'altro non si erano neanche accorti che fosse un serial killer pensavano che fossero furti isolati finiti male per cui eh, insomma in Ucraina è caduto il sistema sovietico l'Ucraina è diventata indipendente nel frattempo il sistema giudiziario è nel caos più totale e hanno addirittura come vi dicevo prima hanno abbandonato le indagini sui delitti di Anatoli e quindi se lo sono proprio perso il fascicolo cioè della serie oh vabbè abbiamo cambiato governo abbiamo cambiato eh, sistema giudiziario abbiamo cambiato eh, ricominciando da capo eh, Anatoli tanto ormai non, non ci sono più omicidi e eh, vabbè dai è andata per cui questo qui è arrivato convinto che tutti parlassero della leggenda dei suoi omicidi e si vede dimenticato ora ne fa fuori appunto 40 in 3 mesi, cioè, adesso voglio vedere se vi dimenticate, voglio. <ride> infatti, se... l'ha presa male, eh? l'ha presa. non, non l'ha proprio presa bene questa cosa di essere stato dimenticato. Aveva ben altro a cui pensare, infatti, capito? Infatti, poi lui, tra l'altro, non aveva più ucciso per 6 anni, quindi hanno pensato anche, vabbè, dai. Questa cosa l'archiviamo, la non avevano nemmeno collegato i casi tra di loro, quindi non cercavano una persona sola, indagavano su questi vari omicidi che erano casi aperti. Quando si rende conto che tutto questo è stato dimenticato, dice adesso, adesso vi faccio vedere Terminator, adesso vi faccio vedere io. Quindi va a casa dei suoi parenti che avevano lobby di andare a caccia, quindi questi avevano delle armi, dei fucili dentro casa loro, e si intrufa dentro la casa dei suoi parenti e ruba... Un fucile. Siccome questo fucile per lui non era soddisfacente, gli accorcerà la canna, che è una cosa che ho visto anche in Criminal Minds. Eh, ho detto: questi che segano la canna del fucile per accorciarlo, così aumenta la potenza del, eh, del fuoco. E comincia a fare il suo tour di omicidi per l'Ucraina. Cioè, lui parte proprio con l'idea di girare tutte varie città. Dell'Ucraina e fare omicidi per tutto lo Stato, cosa che farà? Beh, adesso non ve li, non ve li narro tutti quanti perché sono veramente tanti. Ve ne dico alcuni, ma il modo superandi rimane sempre quello. Ehm, il Marder Tour: esatto, il Marder Tour. Il Marder Tour: e, fai la rupara, canne mosse. Beh, però l'ha fatto lui, cioè l'ha modificato lui a mano. Così incredibile. Più che potenza, diventa più occultabile. Anche, eh, anche, anche perché poi lui se lo metteva nella, nel, nella borsa quindi aveva bisogno anche di riuscire ad avere un'arma piuttosto agile diciamo comunque siamo nell'inverno del 95 e lui va a Odessa dove vi ricordate che lavorava anche al porto come marinaio sulla nave da crociera a Odessa irrompe in una casa di una donna di 70 anni le spara, ruba tutto quello che c'era da rubare e dà fuoco alla casa. E eh, questa cosa lui la racconta, testuali parole. Ve l'ho detto, ogni tanto vi cito le sue parole perché secondo me sentire le cose raccontate direttamente da loro ha eh, molto più valore. Dice: Il mio scopo non era solo quello di rubare. Inconsciamente seguivo una spinta diversa. È difficile spiegarlo: volevo fare del male. Mi piaceva l'idea di minacciare le persone, sfidare la polizia e sviare le loro indagini quindi vedete che c'è proprio uh, chugusti smelly kiwan cioè lui andava lì Rubava perché comunque aveva bisogno di rubare, uccideva perché gli faceva piacere perché comunque fare del male alla gente era una cosa che gli faceva piacere in quel momento. Ma soprattutto poi c'era anche il fatto di sentirsi no, superiore, sentirsi più potente, più furbo di tutti gli altri, e sviare le indagini, no, giocare a gatto e topo con la polizia. E tutti quanti, insomma, finalmente devono riconoscere che lui è più furbo degli altri, finalmente si sente bravo in qualcosa, si sente più. Bravo degli altri che si fanno beccare in qualcosa, quindi ho oh, Anatoly. Come dire, qui cade in una sorta di rinforzo positivo che lo spinge a continuare a uccidere proprio perché la sua soddisfazione di riuscire a fare qualcosa bene, così tanto bene che anche le forze dell'ordine non lo beccano e addirittura non riescono neanche a collegare gli omicidi, come poi dopo capiremo perché, ma non riescono a collegare gli omicidi, come fatti dalla stessa matrice. Lui si sente il più furbo dell'unità. Universo. Quattro giorni dopo il primo omicidio si trova a Malin, dove lui ha fatto l'orfanotrofio e spara a un uomo e una donna che si erano appartati in macchina in un luogo isolato. E qui abbiamo le Zodiac Fields e le mostre di Firenze Fields. E non so, vi, vi giuro, io non so perché ci sono tanti serial killer che si concentrano sulle coppiette in auto. Cos'hanno le coppiette in auto? Da attirare così tanto la voglia di, di essere uccise Cioè la voglia di ucciderle no, no, Non capisco Però vedete sono vittime facilissime Sì effettivamente lasci poche tracce La felicità forse Eh forse perché è un momento che ti, ti, ti urta Perché quelle persone lì stanno godendo di un momento felice Te ti dà fastidio forse sì Spara questi due Ampartati nella macchina e eh, lui racconta l'omicidio in questo modo, dice, sparai dal lato del guidatore ferendo l'uomo, la donna uscì fuori dall'auto e cominciò a correre per andare a chiedere aiuto. Decisi di aspettare e non persi la calma. Quindi eh, praticamente Anatoly aspetta che questa donna torna perché dice: Sì, sì, andrà a chiedere aiuto. Andrà a chiedere aiuto, però poi torna qui perché c'è ancora suo marito. Che eh, è morente. Tra l'altro, il marito gli aveva sparato ma non l'aveva ucciso. E prima di ucciderlo, aspetta che la moglie ritorni. Dopodiché, quando la vede arrivare, prende fuori il coltello e finisce il marito davanti a lei a coltellata, quindi di una crudeltà unica. Dopodiché spara anche a lei, quindi uccide entrambi e eh, porta i loro corpo in un luogo isolato, da fuoco a tutto perché lui aveva questa cosa che per nascondere le tracce dei suoi omicidi, lui usava il fuoco. Lui dava fuoco a tutte le macchine, le case, dava sempre fuoco a tutto. Beh, ehm, insomma, anche questo gli va benissimo. Però un mese dopo dice: Mh, Sono un po' stanco di fare questi omicidi così a caso. Mi piacerebbe avere un piano, mi piacerebbe essere più organizzato. Vedete che qui c'è l'evoluzione no, del serial killer che eh, al di là di scegliere vittime in maniera casuale cerca anche di organizzarsi meglio e di puntare a determinate vittime specifiche, determinate case specifiche, avere un modus operandi che poi ripete nel tempo proprio perché vede che funziona. E qua si evolve nella sua eh, evoluzione finale appunto e dice di seguire questo piano. Il piano è trovare una casa, una casa non troppo povera, quindi una casa per lo più nuova, in modo tale che si trovino anche dei preziosi all'interno, delle cose cospicue da rubare, e eh, una casa che sia abbastanza isolata, in modo tale che se ci siano dei rumori nessuno uh, accorra, e il piano rimane sempre questo, cioè lui si apposta in giardino, insomma fuori dalla casa, comincia a fare dei rumori molto fastidiosi o molto preoccupanti, per cui di solito l'uomo di casa esce a controllare con un'ascia o con una mazza da baseball, non lo so, esce a controllare. A quel punto lui che ha appostato dietro i cespugli gli spara, spara lui e poi aspetta che esca anche la moglie, spara anche a lei, dopodiché entra e uccide i bambini. Questa è una cosa che lui farà sempre così. Cioè, questo è il suo piano, lo mette in atto e lo ripete volta dopo volta. Famiglia dopo famiglia. E, e lui dopo un po' comincia proprio ad avere questa missione nella vita, cioè la sua missione, il suo obiettivo è diventare un grande serial killer, il più grande serial killer. Quindi boh, forse 360 sono eh, un numero che nessun altro serial killer avrà raggiunto, non lo so, qui, nella sua testa, magari nessun altro serial killer avrà raggiunto quei 360, quindi lui vuole raggiungerli per essere il più grande serial killer, forse era questa la soluzione. Comunque, eh, lui vuole diventare un serial killer, ma come vi dicevo, non tanto. Perché ha l'adrenalina dell'uccisione in quanto omicidio, perché c'ha il feticismo dell'omicidio. Ma perché è finalmente speciale in qualcosa. Cioè, riesce ad essere speciale in qualcosa, si sente un vivo nella sua, nella sua testa. Cazzo, una roba così non era riuscita a fare a nessuno, sono un serial killer. Wow! Quindi si è reso conto lui di essere un serial killer e di esistere in quanto serial killer prima degli inquirenti. Perché chiaramente. Eh, All'epoca si pensava che i serial killer fosse un'invenzione americana. E come sapete, nella cultura sovietica ammettere che gli americani hanno ragione in qualcosa era un po' difficile. Per cui, prima di dire guarda che c'è un serial killer, ci ha messo un bel po' di tempo. Um, ma uh, come vi dicevo, lui nonostante faccia questo tour degli omicidi, mantiene sempre una facciata molto affidabile durante il giorno. Cioè lui di giorno era una persona tranquillissima di cui gli altri si potevano anche fidare, mentre di notte si trasforma in Terminator che entra nelle case e stermina le famiglie, i bambini e tutto. Comunque lui gira l'Ucraina in lungo e in largo Fa una mattanza incredibile Dopodiché dice Sono un po' stanco Vado a stare da mio cugino Piotr E quindi si trasferisce a casa A Javoriv Si chiama questa città Probabilmente l'ho pronunciata malissimo Però va bene eh, Da suo cugino Piotr il cugino ha una moglie Che si chiama Jelena E nonostante inizialmente la convivenza Sembrava andasse tutto ok, cioè stavano bene, non avevano grossi problemi con Anatoly. Però eh, Elena lo percepisce come una persona inquietante e comincia ad essere, come dire, un po' disturbata dalla presenza di Anatolia, ma non perché facesse cose in particolare fastidiose, ma perché lo vedeva, lo percepiva tipo good, bad vibes, no? Cioè, lo percepiva inquietante. Poi un giorno, ehm, entrando nella stanza dove dormiva lui, scopre che teneva un fucile sotto il letto, per cui Elena dice: Ah! Piotr, butta giù tuo cugino, butta fuori tuo cugino, io non la voglio più vedere. E, e prega in tutto, insomma, prega per quanto sia possibile il marito di mandare fuori di casa Anatoly perché lei ha paurissima dopo che ha trovato sto cazzo di fucile e effettivamente un po' di ragione ce l'ha. Per cui il cugino Piotr decide di eh, cogliere l'occasione al balzo e di presentare a Piotr una sua amica single, perché appunto aveva questa amica che si chiama Anna, Anna Kazak, eh, che faceva la parrucchiera. Era una donna divorziata con due figli, tra l'altro bellissima, e aveva bisogno di un uomo. Questa donna incredibilmente, eh, siccome era divorziata col marito, che tra l'altro era uno... Alcolizzato, quindi era uno che beveva tantissimo, la, la picchiava, poi l'ha anche lasciata lui da sola con i bambini. E lei, diciamo che passava un po' da un uomo all'altro. Era una che, tra l'altro, si lamentava molto spesso di aver bisogno di un uomo di casa, di un padre per i suoi figli. E quindi Piotr coglie l'occasione al balzo e eh, li presenta, pensando che magari chissà eh, se si trovano bene. Poi Anatoly. Si leva dal cazzo e va a stare da Anna mh, per fare l'uomo di casa, no? Adesso vi faccio vedere Anna. Guardate qua. Tra l'altro, lei è, è, è una tipina tutta, tutta sprint, molto solare, molto... Eh? Lui, lui, lui meno, lui meno, ma lei, lei è, proprio, è proprio meravigliosa bel favore gli ha fatto dargli Anatoly infatti non gli ha fatto proprio un favore alla sua amica però in realtà Anna è molto contenta perché quando conosce Anatoly scoppia la scintilla nel giro di pochi giorni lui si trasferisce da lei quindi c'è Elena là così che fa la ola eeeh ce l'abbiamo fatta è stato semplice che bello e lui che va a vivere con questa Anna, che lui ama tantissimo. In realtà, lui è seriamente innamorato di questa Anna, le vuole bene. Tant'è che la tutelerà sempre dalla sua vita di assassino. Infatti, lui le racconta di essere un uomo d'affari. Come si suol dire? Rubo, sono un uomo d'affari, faccio gli affari degli altri. Rubo, quindi sono un uomo d'affari. E aveva detto che appunto per lavoro era uno che doveva viaggiare molto. Quindi, quando lui parte e fa questi viaggi che si fa, i Marder Tour, eh, lei pensa che lui sia fuori per lavoro, per affari, e ogni volta lui torna a casa con dei doni, con dei gioielli nuovi per lei, con dei giocattoli per i suoi bambini, perché comunque lei aveva due figli, no? Ricordiamocelo, che lui chiaramente adotta. E eh, quindi insomma una dolce famiglia meravigliosa, amorevole, quando lui è a casa con la sua ragazza, poi non si sposeranno mai, quindi rimane sempre la sua fidanzata Anna, è meraviglioso, cioè lei lo adora, lei adora Anatolia, Anatolia adora Anna, cioè stanno bene insieme, hanno creato un buon rapporto, lui ha creato un buon rapporto anche con i bambini, quindi lei non ha mai dubitato di niente. Niente, non, non ha mai avuto nemmeno il minimo dubbio che Anatoly potesse nascondere un segreto di questo tipo. E questa cosa anche i vicini di casa, cioè come dire, quelli che lo conoscevano di giorno, eh, non, non avrebbero mai pensato. E questi sono i serial più, secondo me, più interessanti, quelli che riescono a mantenere una sorta di uh, invisibilità rispetto alla loro malignità un ottimo attore ma sai non è neanche essere attori è che semplicemente tu splitti chi sei quando fai il tuo sport preferito e chi sei quando stai eh, tra la gente cioè vi faccio un, un esempio poi magari un esempio deficiente però se siete non lo so dei boxer siete dei combattenti siete delle persone che fate uno sport di combattimento quando siete no che fate lo sport fate la vostra passione Avete un modo di comportarvi sicuramente diverso, cioè entrate in un mood completamente diverso, non andate in giro come sul ring, no? E quindi secondo me è una sorta di. Eh, di distaccamento di, di tipo questo. Poi magari l'esempio non era il massimo, ma è la prima cosa che mi è venuta in mente. Doppia vita, ma non è essere dissociati malissimo, è un po' come. quello è lo spazio del lobby, no? Poi so che lo devo nascondere, però è un po' il mio spazio del lobby. Comunque, come vi dicevo. L'inverno del 95 era particolarmente freddo e per cui eh, in, un, in Ucraina c'era anche un problema di scarsità di elettricità in, que, in quegli anni, poi adesso non mi chiedete perché, per come, perché non ho... No, 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 va bene, comunque eh, c'era scarsità di elettricità per cui molte case erano senza e siccome le famiglie ucraine erano molto numerose e tante volte queste famiglie vivevano tutte sotto lo stesso tetto, era facile per Anatoli entrare in una Casa e trovare 6, 7, 8 persone e fare delle stragi, eh, come dire, mietere tante vittime in una sola occasione. E succederà questo il 24 dicembre del 95, per esempio. Si intrufola di notte, cioè proprio la notte di Natale deve essere veramente basta per fare una cosa del genere. Comunque okay, si intrufola in casa di Nikolai Zajchenko, che eh, ovviamente è il padre di tutta la famiglia Zaichenko. Atoli, per entrare in casa sua, siccome non riusciva a entrare dalle finestre perché erano alte, prende una scala a pioli, si inerpica su e spara al padre direttamente dalla finestra. cioè attraversa proprio il vetro e gli spara direttamente. Nicolai stava dormendo con suo figlio, che aveva tre anni, stavano dormendo insieme nel lettone e quindi quando spara al padre entra, vede che c'è anche il bambino di tre anni e spara anche al bambino, cioè, quindi è una, una scena veramente atroce. Dopodiché entra in casa, passa setaccio tutte le stanze e a un certo punto incontra la madre, la moglie di Nicolai, che lo implora di risparmiarla, ma lui non gliene frega un cazzo, gli spara un colpo direttamente e la uccide. E infine, girando per tutta la casa, si stava quasi per lasciarlo in vita, eh, sarebbe stato miracoloso, ma lui non ha mai lasciato nessuno in vita, eh, trova questo neonato, trova un bebè di tre mesi e decide di uccidere anche lui. Questa volta usa il coltello, sì. Quindi... cioè, cattiveria allo stato puro, cattiveria e orrore allo stato puro. Però, ovviamente, eh, lui, avendo finito il suo lavoro, dà fuoco alla casa, come era il suo solito modo superandi, e non lascia nemmeno una traccia. Quindi, gli inquirenti sono sempre in alto mare, fanno le indagini di questi vari omicidi, ma ancora non li collegano e pensano sempre che siano delle rapine finite male. Beh, il 31 dicembre, tanto perché le cose vanno fatte durante le festività, sempre di notte 31 dicembre a Capodanno, spietato a dir poco, spietato a dir poco veramente, veramente. Comunque il 31 dicembre lui dice ad Anna che si deve assentare, deve fare un viaggio d'affari, deve stare via qualche giorno e quindi raggiungerà il villaggio di Bratkovici, o Bratkovici, non lo so, comunque per queste città che non, non mi chiedete di pronunciarle bene. Lui a un certo punto arrivato al villaggio non sa bene quale casa colpire, quindi comincia a girare, a vagare per le strade deserte, finché non trova una guardia forestale che sta passeggiando e gli chiede dei soldi, cioè dice "Oh, guardia, mi dai dei soldi?". La guardia non reagisce bene, ma ve lo faccio raccontare da lui, dice: "Cominciò ad insultarmi, a inveire contro di me. Gli sparai alla schiena e spinsi il corpo sul ciglio della strada, gli frugai le tasche per prendergli i soldi e gli tolsi i vestiti". Così, a sfregio Ora vedete che lui non accetta più nessun sopruso. Lui non accetta di essere maltrattato, non accetta di essere insultato, non accetta di essere considerato inferiore perché ormai lui è eh, superuomo, ormai lui è quello che uccide, quindi tutti lo devono temere, tutti devono rispettarlo. Quindi... Questa guardia forestale ha perso la vita semplicemente perché lo ha trattato male dopo che gli aveva chiesto dei soldi. Quindi, sì, si sente forte ormai. Cioè, dopo aver subito. Adesso basta, ora parlo io. Infatti, dopo aver subito dei maltrattamenti per tutta la vita, adesso non intende eh, subire neanche parole maleducate, come dire. Bene, girando sempre per questo villaggio, perché lui spara questo, e ok, poi va. Girando sempre per il villaggio incontra in cioè vede che c'è un uomo all'interno di casa sua che sta appendendo le, te le tende della casa nuova Quindi immaginatevi c'è anche la scena di questo qui che ha comprato casa nuova con la famiglia, sono appena trasferiti Lui era lì intento al salotto con la finestra che ovviamente si vedeva fuori ad appendere le tende e Anatoly gli spara direttamente attraverso la finestra. Quindi, questo qui proprio non è. cioè, non ha neanche potuto rendersi conto. Ma la maggior parte delle sue vittime non, non sono riuscite a rendersi conto di quello che stava succedendo. Quindi, ovviamente, non potevano difendersi. Quindi, dopo aver ucciso l'uomo che stava appendendo le tende, entra in casa, incontra la moglie e le due figlie e uccide tutti. La moglie la ucciderà soltanto dopo che gli ha fatto aprire la cassaforte. Le fa aprire la cassaforte e poi dopo le, le spara. E ucciderà anche le figlie, che erano figlie adolescenti. E poi vede che prima di andarsene, insomma, arraffazza, ruba le cose della cassaforte, eccetera, fa per andarsene e poi si accorge che. Cazzo, gli è venuto improvvisamente un incredibile desiderio di sposarsi e vede che questa donna ha una fede all'anulare e quindi cosa fa? Glielo sfila. No, le taglia il dito. E questa cosa di tagliarle il dito per rubare la, la fede per lui è stato un atto molto Piacevole a quanto pare, perché lo descrive così. Dice: Tagliare quel dito fu come tagliare un ramo secco. Fu un gioco da ragazzi come infilare la lama di un coltello in un panetto di burro. Allora, Natalia, io ti vedo confuso. Ti vedo confuso soprattutto perché prima mi dice che è stato come un ramo secco, e fino a qui posso crederci. Ma il panetto di burro, cioè, è, è un ossimore interno, cioè una contraddizione interna. Non puoi dirmi che è come è stato tagliare un ramo secco e poi, dopo, dirmi che è come infilare un coltello in un, un panetto di burro. Sono due cose completamente diverse. Sono due sensazioni completamente diverse. Allora, cioè, fai pace col cervello. Nel burro non fa crack. Appunto, appunto, appunto. Cioè, non ha, non ha, non ha senso questa dichiarazione sua. Gli fare il controllo del DNA. sia mai sia Zodiac. Magari sono le 17 vittime mancanti a Zodiac. Descrive pure le uccisioni. Beh, no, era da un'altra parte. Zodiac era da un'altra parte del mondo, quindi. Ma te cosa ti aspetti da un folle? Se era sano, mica uccideva la gente. No, ma lui comunque, quando descrive gli omicidi, è sempre molto eh, lucido, è sempre molto logico. Tant'è che ne parla proprio come parlerebbe, non lo so, di come si fa il, il polo alla cacciatora. Per cui mi. Non è che dice così perché è matto. Dice così, secondo me, perché. Boh, non lo so, voleva in qualche modo tirarsela, fare lo sborone, tipo a ah, tagliare il dito per me, è stato una cosa un gioco da ragazzi, io non sono uno che si impressiona. <ride> Beh, e perché ha rubato questa fede? Perché dopo aver fatto questo omicidio sale sul treno, torna dalla sua fidanzata Anna e sono passate quattro ore da, dal momento in cui lui si trova in ginocchio di fronte ad Anna per chiedere la sua mano. Lui le chiede di sposarla e le dà l'anello della povera vittima che aveva ucciso quattro ore prima. Ovviamente Anna non è a conoscenza di questo, quindi lei tipo dice «Oh mio Dio, che romantico!» Quindi gli dice «Sì, ci sposiamo, mio Dio, cuoricini!» e, e quindi se, in realtà è, è stata una scena romantica se non fosse che quell'anello l'aveva preso dal dito di una sua vittima, però ok. Usa gli ossimori perché è un poeta. Ah, va bene, perfetto, sono, se fa il poeta siamo a posto. Ma Non si sporca mai di sangue? Sì, teoricamente dovrebbe sp sporcarsi di sangue, a parte che lui spara, eh. Quindi, eh, forse se spara da una certa distanza, magari non si sporca di sangue. Però immagino che fosse organizzato anche per questo, eh? Beh, zero scritte nell'anello. Ottima domanda. Me lo sono chiesto anch'io questa cosa: se ci fossero delle scritte dell'anello e che lei si potesse accorgere, probabilmente non c'erano, perché se no, credo se ne sarebbe accorta. Bene, il quartier generale di Kiev capisce di avere a che fare, finalmente capisce di avere a che fare con un serial killer. E come dire, eh, per quanto il governo volesse negare l'esistenza dei serial killer, abbiamo delle cose molto da serial killer, cioè il modus operandi che è sempre quello, sempre che attacca le famiglie, sempre che usa lo stesso tipo di arma da fuoco o da taglio, quindi diciamo che era piuttosto innegabile dopo 30 passa vittime eh, negare l'esistenza di un serial killer quindi finalmente anche in Ucraina hanno accettato l'idea che esistesse un serial killer a questo punto ovviamente i media impazziscono cominciano a far uscire un sacco di articoli su di lui terminator con tutti eh, i dettagli anche delle scene del crimine ma mh, diffondono il panico rispetto a questa storia quindi chiaramente eh, la popolazione da non c'è nessun serial killer succedono delle rapine a c'è un serial killer in giro che ha ucciso più di 30 persone, evviva, insomma. Quindi capite che sono finiti tutti nel, nel panico. Comunque, come vi dicevo, eh, ol oltre al modus operandi, cioè scegliere la casa, fare il rumore prima, far uscire il padre, poi far uscire la madre, uccidere i bambini, dare fuoco a tutto e tutto il resto, lui aveva anche un'altra particolarità. Lui prendeva sempre i ricordini, proprio il classico serial killer che deve prendere i cimeli no, dalle sue vittime e portarseli a casa perché sennò guai mai che si dimentichi: no? ha bisogno di un ricordino, sennò si dimentica di aver fatto l'omicidio. E lui solitamente questi ricordini non ne prende eh, proprio, diciamo, dei preziosi. Prende dei vestiti, delle scarpe, sì, dei gioielli, prende dei giocattoli e li regala tutti, no, ovviamente, ad Anna o ai bambini. Alcune cose se le tiene anche per sé. Quindi lui ri riutilizza, capito, anche le cose delle vittime, quindi. Ah, ok. Come vi dicevo, Anna non dubita minimamente. Pensa che questi siano regali che lui compra eh, durante i suoi viaggi di lavoro e che quando torna a casa glieli porta perché. Comunque a gennaio del 96 ne ucciderà ben 18 di persone e a febbraio ne ucciderà altre 9. Le famiglie che vivono in provincia cominciano ad andare nel panico, cominciano a chiudere tutte le, le finestre, se le, mettono le sbarre alle finestre, alle porte, fanno i turni di notte per stare svegli, ma comunque lui continua a colpire imperterrito. E la sua chiave era proprio il fuoco, cioè dando fuoco a tutto non lasciava traccia di niente e quindi l'unica cosa che gli riescono a trovare per avere un so, un qualche indizio, è i, i buchi che lui lasciava nel muro con, con i proiettili, cioè quando lui sparava ogni tanto qualche proiettile si ficcava anche nel muro e quindi riuscivano a, a capire quale arma utilizzasse, ma avevano solo questa come prova, quindi capite che era difficile eh, poter, eh, poter operare in questo senso. E dopo che si rendono conto che effettivamente l'unico modo per ehm, acciuffare questo serial killer è rendere la popolazione consapevole e soprattutto ehm, rendere la popolazione attenta a quello che sta succedendo, diramano, come dire, un, uh, un appello e dicono: Pop Popolazione ucraina vicina a Kiev e tutto il resto, fate attenzione se vedete dei tipi sospetti. Eh, fateci una segnalazione se vedete qualcuno armato, qualcuno che va in giro, eh, così diteci. Ovviamente, centralini si riempiono in telefonate che non portano da nessuna parte. Fino a che non diventa il 14 aprile del 96. 14 aprile del 96 arriva una telefonata che eh, fa svoltare eh, gli inquirenti, poiché appunto eh, c'è questo, diciamo, vicino di casa che è in preda al panico, quindi chiama tutto impanicato e dice, ho visto un tipo sospetto che già mi sembrava strano di suo, poi l'ho visto uscire dal suo appartamento e infilare un fucile a canne mosse dentro la borsa, io stava cercando di, come dire, eh, vedete quando voi uscite di casa avete le chiavi ancora in mano e poi le mettete dentro la borsa, ecco lui lo faceva col fucile, che poi tra l'altro mi viene da dire, non è un panino, cioè non è un cellulare, è un cazzo di fucile, come cazzo... A metterlo dentro la borsa una volta uscito di casa lungo il vialetto mentre vai per strada, cioè, va... oh, e doveva essere sto grandissimo genio inacciuffabile. E questa cosa non ci aveva fatto attenzione. È stato visto, è stato visto e quindi fanno questa telefonata. E ovviamente il vicino gli dice dove abita. Quindi la polizia, che sa di avere a che fare con un assassino eh, spietato e pericolosissimo, partono in 12: 12 agenti si eh, fiondano fuori da casa sua con le macchine. E seguono questa pista anche perché era veramente l'unica. E quindi gli danno fiducia a questa pista anche se non erano proprio convintissimi, perché era una segnalazione. Però vanno, vanno in 12 e si, eh, si mettono là sotto. Gli bloccano ogni uscita possibile. Però, sapendo che quest'uomo, perché ovviamente il testimone aveva sempre descritto anche un po' il soggetto, ha detto: guarda. È un soggetto molto introverso, molto timido, quindi è difficile che vi apra la porta. Cioè non è uno che se suona il campanello apre, no, è uno che se suona il campanello fa finta di essere morto. Però c'è Anna, la sua fidanzata, che è andata fuori città e dovrebbe tornare stasera. Allora cosa fa la polizia? Siccome non avevano il mandato e non potevano sfondare la porta così. Decidono che devo, deve essere lui ad aprirgli la porta. Allora pensano: aspettiamo sera. Così noi bussiamo. Lui pensa che sia Anna, ci apre e patatrak. Tutta testa, vedi? Sono intelligenti. Ogni tanto fanno qualche mossa furba. Eh? Vedete che ogni tanto. C'è qualche caso in cui fanno cose furbe. Infatti aspettano. Loro riescono quindi a bussare alla porta al momento giusto. Lui apre subito, convinto fosse Anna, e si trova davanti 12 agenti della polizia che gli dicono: Ah, senti, adesso cioè, fa, fa, facci dare un'occhiata qua intorno. E infatti, insomma, cominciano a dare un'occhiata in appartamento, gli chiedono i documenti. E nel momento in cui gli chiedono i documenti e cominciano a guardarsi intorno, lui comincia a reagire malissimo, si agita tantissimo, corre verso la sua arma e la punta contro i poliziotti, che sono in 12, quindi adesso non è che c'hai 12 poliziotti in una stanza, tu da solo con un fucile. Potevi magari fare del danno, ma non ce l'ha fatta, gli sono saltati addosso tutti quanti contemporaneamente, lo hanno placcato, lo hanno bloccato, e quindi direi che è già questo. Era un motivo per arrestarlo. E non bastasse, guardandosi intorno, gli inquirenti trovano un calendario dove erano segnate tutte le date in cui erano stati compiuti i vari omicidi. E quindi già lì, venendo a dire, ma perché? Cioè, perché gli lasci il lavoro così facile? Cioè, nel senso, così li hanno collegati tutti, patatrac, già fatto. Ma. Scriptamaneant, verba volant, su via, cioè le basi, cazzo, le basi. E non solo questo, troveranno anche un, una collezione di oggetti che erano appartenuti alle vittime. Quindi, come dire, le prove ce le hanno. E per lo più trovano, trovano anche l'arma del delitto, una, un fucile a canne mosse che era proprio identico a quello che stavano cercando. E insomma avevano trovato la mappa, consegnati anche i punti dove doveva fare gli omicidi, i prossimi omicidi che aveva organizzato. Cioè c'era un bel po' di tutto. Se volete sapere quanti oggetti delle vittime lui avesse in casa, erano ben 122. Quindi questo mi fa pensare che probabilmente in casa sua non c'era neanche una cosa che fosse sua. Cioè ho rubato o ucciso per prendere le loro cose. Lui, ovviamente, una volta arrivato, una volta arrestato, continua a dirsi innocente. No, no, io non ho fatto niente, non ho fatto assolutamente niente. Tra l'altro, agli inquirenti sembrava anche un ometto abbastanza insignificante. Lui non sembrava uno capace di fare tutta sta roba, per cui l'ultima cosa che manca agli inquirenti per poterlo incastrare definitivamente è una confessione, hanno bisogno di una confessione. Nel frattempo Anna torna a casa e eh, scopre che eh, il suo fidanzato è stato arrestato, quindi ci sono anche i poliziati che la stavano aspettando. Quindi Anna proprio vuum, cade da, dalle nubi e dice: No, 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 ma Anatolio, assolutamente non può essere lui. Non può assolutamente essere lui. Lui non sarebbe mai in grado di fare una cosa del genere. Lo difende strenuamente. Si oppone. Si incazza anche con le forze dell'ordine perché dice: No, ma state sbagliando. Avete preso l'uomo sbagliato. Ma siete fa pazzi. Ah. Insomma, quando gli, le dicono, guardi che. Um, I vestiti che ha qui Le cose che lei usa Tutto il resto appartenevano alle vittime Insomma Anna sì, First reaction shock eh sì, cioè Anna ci rimane, ci rimane di merda, ci rimane completamente di merda. Insomma come vi dicevo gli inquirenti hanno bisogno di una confessione proprio perché Anna comunque cade dalle nubi e quindi non è utile in questo senso. L'unica persona che può effettivamente confermare di essere il killer è il killer stesso e quindi cominciano a fare gli interrogatori a man bassa e giù così. Messo alle strette finalmente Anatoly smette di mentire sapendo di mentire e... Apre, svuota il sacco, apre il vaso di Pandora e tra l'altro nel momento in cui si libera di tutto questo peso è un po' come se si sentisse sollevato e secondo me vedendo anche un pochino i video degli interrogatori che purtroppo mi dispiace non riesco a farvi vedere perché li ho visti solo nel, nel documentario e non, non li ho trovati uh, disponibili da farvi vedere uh, lui secondo me più che uh, essere sollevato è soddisfatto? È soddisfatto del lavoro che ha fatto? È soddisfatto di dire in faccia agli inquirenti quanto sono stati scemi che non l'avevano trovato per que tutti quegli anni? Beh, lui ammetterà di aver ucciso 52 persone. E loro ne avevano contate solo 40. E quindi, qua verranno fuori, tra l'altro le sue confessioni, verranno fuori anche tutti gli omicidi dell'89 che gli inquirenti non avevano assolutamente collegato a lui. E sarà lui appunto a farglieli collegare. Tra l'altro li accompagnerà anche a, a vedere, insomma, i luoghi dei delitti, a ricostruire i vari delitti. Tutto con un grande piacere e soddisfazione. Ma lui, prima di collaborare con la polizia, fa una richiesta. Dice: Io vi dico tutto, eh? Svuota il sacco, vi racconto tutto. Però a una sola condizione. Oh, Dio, quale, Anatolio? Dici cosa vuoi? Voglio un chilo di caramelle, dei cracker salati e della salsiccia. Ah, guarda, Anatolio. Sai, per questo t'accontentiamo, gli hanno portato un chilo di caramelle, le salsicce, i cracker, dopodiché lui ha cominciato a parlare tra una caramella e l'altra, un morso di salsicce e un po' di cracker, dopo lui così parlava, a tarallucci e vino, insomma. Richieste ragionevoli, ma sì, dai, niente di che. Una delle prime cose che dice... Eh, mi piaceva guardare le mie vittime, osservarle mentre stavano per morire, era bello sapere che quelli erano gli ultimi attimi che gli restavano. Quindi io qui ci ho visto anche il suo volersi imprimere negli ultimi attimi, cioè voler guardare queste vittime proprio per poter essere impresso nel loro momento, diciamo, più importante, ovvero quello in cui lasciano la vita. Beh, eh, lui riaccompagnerà appunto, come vi dicevo, accompagna la polizia il 28 giugno del 97 a fare tutte le varie ricostruzioni di come ha compiuto i delitti e lui descrive i suoi delitti in una maniera veramente disarmante, cioè ne parla eh, così, ah ho preso, poi dopo io mi sono appostato qui, è uscito con un'ascia, io gli ho sparato, dopo lui è caduto così, poi l'ho trascinato in modo tale che il corpo fosse un po' più lontano così la moglie dopo quando lo vedeva si avvicinava poi sparava. Anche a lei. Poi dopo, ecco, no, lì l'ho messo. No, non lì, l'ho proprio messo là. Ecco, poi aveva un manichino, lo spostato, ma con una nonchalance. Veramente ve lo farei vedere, forse possibile, ma non posso. Però era proprio. fidatevi, aveva una nonchalance incredibile. Neanche una, non lo so, una che piega i vestiti. Uguale. Comunque, a una certa gli chiederanno anche perché hai ucciso i bambini. E questa è una domanda importante proprio perché nel momento in cui lui. Voleva, eh, come dire, rubare in casa e quindi uccideva le persone che avrebbero potuto in qualche modo disturbarlo nella sua azione di rapina. Perché uccidere i bambini che tante volte li uccideva nel sonno perché questi bambini purtroppo non si svegliavano ehm, dopo la morte dei genitori. E quindi erano omicidi del tutto inutili e senza movente. Ma lui il movente ce l'aveva e ha detto. Per risparmiare loro una vita senza genitori. Per non creare nuovi orfani destinati al dolore. Allora, innanzitutto fai pace col cervello perché gli orfani li hai creati tu. Però dici, ah vabbè, oh, già che ho fatto il danno, no. Risparmiamogli una vita di dolore a sti bambini. Ma lui era lucido, cioè lui si crede davvero compassionevole in questa cosa, eh. Lui crede veramente di aver fatto una cosa buona, infatti la dice onestamente, cioè lui ha un sistema di valori completamente sballato. Per cui eh, il suo eh, colpire le famiglie aveva uno scopo, diciamo, punitivo di ribalza verso la sua famiglia, verso la società che lo ha sempre rifiutato, eccetera. E i bambini li colpiva per salvarli da una vita di dolore. Probabilmente è una cosa che rivedeva in se stesso, quindi chissà. Però non ha mai avuto, a parte quell'idea iniziale che diceva ho pensato di suicidarmi, però sembra che non abbia mai avuto istinti suicidi. Comunque dirà anche questa frase: Dirà ho rubato, ucciso, ma sono un robot, non sento niente, sono uno sperimentatore che intende dimostrare che l'uomo può uccidere e convivere coi suoi crimini serenamente. Ah beh, allora era per la scienza. Dillo prima che era per la scienza. Perché se è così, perdonato tutto. Perdonato. L'importante è che sia qualcosa di incredibile. Cioè, l'importante è che lui sia quello speciale. Eh? Cioè, lui lo fa in maniera che deve essere una cosa speciale. Quindi, va bene così. Comunque, a questo punto gli psichiatri gli fanno una perizia. Perché devono capire un pochino come, come ragiona questo qua. Lui agli psichiatri dirà... Per la prima volta che interrogatorio non l'aveva mai detto, ma gli psichiatri gli dice di sentire le voci di Satana. Eh, di sentire Satana nel cervello, eccetera. Noi, cioè, appena sentiamo Satana, il pensiero immediato che dobbiamo fare è: Super cazzola! Satana uguale super cazzola perché la maggior parte delle volte è così e anche questa volta ovviamente era così, lui non sentiva assolutamente le voci, era una persona eh, lucida che non aveva allucinazioni uditive. Ma perché dice questa cosa? Da una parte si può pensare che lui possa essere in qualche modo furbescamente, abbia avuto questa mh, idea di passare no, come infermo mentale, dire ah oh, sento le voci, sono matto quindi avrò uno sconto di pena. Secondo me invece lui vedete come cambia a seconda di con chi parla, cioè per essere interessante agli occhi di uno psichiatra cosa fai? Gli dici che senti le voci di Satana, così lo uh, psichiatra lo in qualche modo lo sorprende, cioè lo mh, eh, lo interessi a te. Eh, secondo me, questa cosa qui l'ha fatta proprio solo con gli psichiatri perché voleva la loro attenzione, e voleva in qualche modo sentirsi speciali agli occhi di questo. Sì, lo, lo impressioni, lo impressioni, esatto, lo impressioni. E quindi voleva rimanere in qualche modo impresso nella mente di, di questi psichiatri, cosa che. Eh, ha fatto più che altro perché si sono accorti immediatamente che stava mentendo e che era una super cagata perché quando gli fanno delle domande specifiche sulle sue allucinazioni uditive, cade come una peracotta. Quindi niente allucinazioni eh, visive pe uditive. Per cui niente voci per cui gli psichiatri gli dicono: no, no, no. no te pureno vuoi fare il furbo ma non sei mica matto per cui adesso eh, ti eh, giudichiamo capace di intendere di volere e quindi capace di sostenere un, un processo poi a un certo punto lui dirà anche che lui non è cattivo lui è buono dice testualmente ero un angelo che frequentava la scuola del diavolo un poeta, ragà, è un poeta, è veramente un poeta. Comunque, eh, il 12 febbraio del 99 comincia appunto il processo nella città di Zitomer, e i parenti delle vittime erano. Tantissimi, ovviamente, nel momento in cui hai 52 vittime, immaginate quanti parenti c'erano ah, in tribunale. L'aula di, tribu di tribunale è quindi eh, piena di queste persone che lo vogliono morto, cioè loro non fanno altro che stare lì ad aspettare che venga emessa la pena di morte, perché all'epoca c'era ancora la pena di morte, anche se erano lì a cavallo per entrare nell'Europa, eccetera, poi dopo capiremo. E quindi sono tutti là che gli urlano addosso. Tra l'altro, eh, Anatoly viene messo dentro una gabbia. Come sapete, tante volte succede ehm, che fanno i tribunali con l'imputato dentro la gabbia. Ma non tanto per la pericolosità dell'imputato stesso, quanto per la sua incolumità, considerato che in aula ci sono tutti i parenti delle vittime. E come dire, come Cicatilo: esatto, come Cicatillo, Solo che Cicatilo ha tirato fuori il pipino dentro la gabbia, ha cominciato a fare l'elicottero. E il nostro Anatoly non ci ha dato questa soddisfazione. Quindi Anatoly non sei il migliore. C'è qualcuno che ha fatto di meglio. Um, lui a un certo punto durante il processo dirà: Vogliono uccidermi, punirmi, mi toglieranno di mezzo, ma non potranno mai dimenticarmi. Questo sicuramente, però. Vedete, è abbastanza palese quello che era il suo obiettivo, poi insomma in aula, anche su come dire suggerimento del suo avvocato, ha cominciato a dar spettacolo perché ha cominciato a far fin a fingere un'infermità mentale, ma in maniera molto cringe perché si comporta come un invasato. Comincia a dire: C'è Satana, è lì, c'è Satana, ma era falsissimo. Quindi, un attore super cane, quindi nessuno gli crede. E si accorge, tra l'altro, che ci sono anche le telecamere, i media erano interessati. Quindi esagera, passa di là, fa la prima donna al palcoscenico. E insomma, il giudice a un certo punto gli dice, senti, eh, smettila, abbiamo capito che non, non sei matto, spiantala, basta. Tra l'altro al processo parteciperà anche Sergei, perché l'hanno beccato Sergei, che va in, in tribunale e verrà chiuso dentro la gabbia insieme al suo amico Anatoli. Era un sacco di tempo che non si rivedevano, si rivedono dentro la gabbia. E eh, quando Sergei eh, comincia a raccontare e dice di aver partecipato, anche se non eh, dice di non aver mai ucciso lui, di aver solo visto eh, Anatoli uccidere, darà tutta diciamo, la sua versione dei fatti e Anatoli rimane in silenzio, cioè non controbatte nulla di quello che dice Sergei. Quindi anche nel caso in cui avesse detto delle bugie... Anatoly lo ha coperto, quindi insomma, alla fine il nostro Sergei si prende 13 anni di galera per complicità in omicidio. E il 31 marzo del 1999, chiaramente, Anatoly viene dichiarato colpevole di 52 omicidi. Pensate che il verdetto era talmente lungo, di tutti questi 52 omicidi, che il giudice per leggerlo tutto ci ha messo due giorni. Non che sono stati in tribunale 48 ore, eh, però hanno fatto due, due sedute per, per, solo perché il giudice finisse di leggere tutto il verdetto, no? Quindi, ed era anche ora, infatti. Comunque, ovviamente lo condannano a morte, perché in quel momento c'era la condanna a morte, però. Però ci sono dei cambiamenti politici proprio in quei giorni in Ucraina, per cui gli sospendono la condanna a morte, perché l'Ucraina entrerà a far parte dell'Unione Europea e l'Unione Europea non accetta la pena di morte come sistema. E quindi Anatoli viene salvato in corner da questa cosa che l'Ucraina non voleva. Eh, eh, come dire, mandare a morte un suo cittadino per non contrariare no, l'Unione Europea. Chiaramente ha contrariato invece il popolo, perché il popolo era abituato alla pena di morte, soprattutto per omicidi di questo tipo, <ride> per cose così efferate. Erano incazzatissimi. E tra l'altro faranno fare addirittura a un parlamentare una petizione al presidente. Per avere un caso eccezionale di pena di morte. Ci hanno lottato con le unghie e con i denti per ucciderlo, alla fine non lo uccideranno. La pena di morte sarebbe stata una bella cosa, ma non so, non avrebbero risolto molto. Comunque, quando lui scopre che non sarà ucciso, fa tipo, e oltre a fare così, comincia a dire: Ah, io fuggirò da questa galera! Evaderò! E quando evaderò non mi prenderete mai più. Perché io arriverò a compiere la mia missione e a uccidere tutte e 360 le persone che voglio uccidere. Vabbè, alla fine, comunque, non è mai evaso, non c'è riuscito, e eh, alle 17.15 del 27 agosto 2013, Anatoli ci lascia. Muore per insufficienza cardiaca Aveva solo 54 anni Quindi dai Alla fine muore giovane Si era fatto 14 anni di reclusione E morirà appunto nella prigione di Zittomir ehm, Quindi insomma dopo aver sparato Sboronate Che tra l'altro lo diceva sempre Cioè non è una cosa che ha detto solo i primi anni Lui per tutti questi 14 anni Continuava a dire No no Ma io fuggirò Finirò la mia missione Devo massacrare un sacco di gente Devo arrivare a 360 persone eh! Così comunque in prigione non ha mai ammazzato nessuno, scappato da, dalla prigione non è scappato a meno che non si sia reincarnato in qualcun altro, mh, non ha fatto quello che ha promesso di fare e quindi ci ha pensato il in karma infatti, ci ha pensato il karma. Mi auguro sia finito all'inferno, ma eh, io tante volte penso che sia questo l'inferno, eh. mi auguro che là di là ci sia altra roba però bro dai fammi uscire devo fare il record poi torno dentro giuro. <ride> sì, me lo immagino un po' così lui me lo immagino veramente un po' così. Vedete è fuggito come spettro ora infesta l'Europa. Chi lo sa? Li ucciderò tutti senza lasciare alcuna traccia. Eh sì, perché ha capito: ha capito che l'errore è stato quello di mettere la, il fucile dentro la borsa fuori casa. Adesso non lo fa più, capito? Se, se fosse uscito non avrebbe più fatto. Anna, che fino a fatto, non ve lo so dire esattamente, ma comunque è andata avanti con la sua vita, non credo che abbia più avuto rapporti con lui assolutamente. Eh, quando si è resa conto di quello che è successo ha detto proprio... Ok, ciao. Comunque eh, ho pensato che questi serial killer sembrano lontani nel tempo, ma è un uomo del 59. Cioè, i miei genitori sono del 59, quindi non è una cosa così... Lontano, cioè come veramente guardare i nostri genitori dire ah cazzo, alla loro epoca c'erano un, un botto di serial al chilo della loro età.